Ma santa, è sepolta qui. Non c'è caso che un giorno la trovino. Hanno trovato quei due. No, santa non l'avrebbero trovata. Una come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva ancora gola a troppi, ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la coprirono finché bastò. Poi ci versarono la benzina e dettero fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L'altr'anno c'era ancora il segno, come il letto di un falò. Tutto è lo stesso. Tutto ritorna sempre uguale. La maturità. La maturità è tutto. Conoscere Pavese è stata veramente una grande esperienza, iniziata tantissimi anni fa in occasione di un adattamento di una serie di lavori letterari di Pavese concentrati in un titolo che era Il mestiere di amare, che mi hanno dato la possibilità di sprofondare letteralmente nella sua poetica e nel suo sentirsi amante della letteratura, come disse alla tenera età di 14 anni, quindi una consapevolezza che effettivamente si sente quando si entra nel mondo di Pavese. E La Luna e il Falò, nello specifico, è il secondo passaggio, che è un passaggio di conoscenza della cultura antropologica, sociologica, politica alla quale credo Pavese appartenesse. E come viaggio, appunto, è stato estremamente sentito da parte mia, per tutta una serie di ragioni legate al fatto che ognuno di noi cerca in qualche modo un'identità nel tempo più precisa possibile, e questo romanzo credo che abbia questo come suo obiettivo, quello di spingere il lettore e l'autore stesso alla ricerca di un'identità persa che non si ritrova se non altro con la maturità. Cioè, la lettura delle sue poesie mi fece sentire, soprattutto qui a Santo Stefano Belbo la prima volta, come se ce l'avessi intorno, e soprattutto un evocarlo, cosa che di solito succede negli spettacoli teatrali. Invece con Pavese è stato impressionante.